In Germania l'estrema destra di Alternative für Deutschland non sfonda a Görlitz, la cittadina della Sassonia, set di tanti film di successo. Dopo gli appelli di registi e scrittori, il candidato dell'FD è stato sconfitto dall'esponente della CDU, un immigrato di origine rumena, il corrispondente Reno Pellino. Fatica a nascondere la delusione. Sebastian Wippl era sicuro di diventare primo sindaco in Germania per l'ultradestra di Alternative für Deutschland, ma al secondo turno è stato battuto da un immigrato rumeno, Octavian Urzu. I cittadini hanno votato per una società aperta al mondo e all'Europa, ha detto il candidato dei cristiano-democratici. Ha vinto perché i concorrenti di Verdi e Sinistra, le regole del ballottaggio sono diverse da quelle italiane, si sono ritirati e per sventare il pericolo AfD hanno indicato di votare Urzu. Il voto in una cittadina di 55.000 abitanti aveva catalizzato l'attenzione internazionale. Görlitz, uscita miracolosamente intatta dalla Seconda Guerra Mondiale, tagliata in due dal confine con la Polonia, è spesso usata per grandi produzioni cinematografiche. Qui sono stati girati tra gli altri The Reader, con il quale Kate Winslet ha vinto l'Oscar, The Grand Budapest Hotel, è soprannominata Girlywood e numerosi registi, prima delle elezioni, avevano lanciato un appello perché Görlitz non diventasse un simbolo di chiusura e xenofobia, ma rimanesse esempio di accoglienza e tolleranza.